No, Mike, io bene, dai, allora praticamente ho fatto le 2 settimane a casa da solo, da quando abbiamo smesso, e poi ora mi sono trasferito da Luca Clemenza, che anche lui era da solo, almeno le giornate passano un po' più in fretta perché io ero a casa da solo, così senza famiglia, senza niente, era già un po' pesante, quindi adesso sai in due, magari ogni tanto parli, guardi le serie, un po' la play, comunque. E all'inizio non dico che l'avevo presa un po' sotto campo anch'io, però non la reputavo così pesante. Purtroppo col passare dei giorni, come si vedono dai telegiornali e tutto, a Bergamo sta diventando sempre peggio. E anch'io, sentendo i miei genitori, dicono che c'è un po' un clima surreale. Si parla di ambulanze ogni 10 minuti, ospedali pieni. Addirittura il rischio è che se qualcuno si fa male o gli succede qualcosa di andare in ospedale non può, perché l'ospedale è veramente pieno, non si sa più cosa fare. Ora stanno costruendo un altro ospedale lì a Bergamo per ampliare i posti e con più respiratori e tutto, però diciamo che la situazione a Bergamo è veramente un po' pesante. Ogni giorno sto guardando le news così per tenermi informato, sento tutta la mia famiglia. Per ora la mia famiglia è tutto bene, però bisogna stare molto attenti veramente. La situazione è diventata pesante appunto perché, come dici tu, anche se capitasse qualcosa a un tuo parente, così comunque tu non puoi stargli vicino, anche i miei parenti che sono su, se per caso la mamma di mia mamma o i genitori di miei genitori stessero male, tu comunque non puoi andare in ospedale a aiutarli, non puoi far niente, devi stare lontano da tutti. E io sapere anche quella cosa qui, che comunque non posso stare con la mia famiglia, robe così. Qui la situazione magari è un po' più tranquilla, diciamo, quindi vabbè. Però io già 2 o 3 settimane fa dicevo a tutti, per favore, non andate a lavorare, venite qui. Addirittura io volevo far venire qui tutta la mia famiglia, farli stare qui. Però non facevano già più uscire nessuno, robe così. Perché veramente adesso Bergamo è diventata pesante. Loro mi dicono che possono uscire solo per fare la spesa, ma escono veramente raramente, una volta a settimana, oppure la frutta, così la fanno arrivare a casa. Perché anche uscire, andare al supermercato è diventato un rischio.